Napoli, la Campania e tutto il Mezzogiorno possono diventare centrali nel rilancio del sistema imprenditoriale attraverso la crescita di tutto ciò che ruota attorno alla portualità. A dichiararlo è stato il commissario di Confcommercio Giacomo Errico. Il sistema dei porti italiani, nodi di interfaccia di un complesso sistema logistico, rappresentano per Confcommercio Napoli uno dei più interessanti temi per lo sviluppo dell'economia. Confcommercio Campania deve rilanciare questo progetto, è primattore in questa operazione. Speriamo nella partnership costruttiva da parte della politica, da parte del porto, da parte di tutti quelli che hanno a cuore lo sviluppo per il Mezzogiorno. Le analisi sul porto di Napoli nel periodo 2008-2016, a cavallo della più grave crisi finanziaria nell'ultimo secolo, in un periodo connotato dall'assenza di una governance stabile dello scalo partenopeo, hanno evidenziato però una sostanziale tenuta dei traffici marittimi. Così Pietro Spirito, presidente dell'autorità portuale. Abbiamo attuato la parte di riforma che modifica la governance, abbiamo ormai da mesi già funzionante il comitato di gestione, l'organismo di partenariato, abbiamo approvato il piano operativo, quindi diciamo, abbiamo attuato tutti quegli elementi di base che ci consentono di lavorare. Ora ovviamente comincia il dialogo con il sistema delle imprese, che giustamente devono essere coinvolte in una fase di discussione, lo sono all'interno dell'organismo di partenariato, è utile anche questa iniziativa di Confcommercio che ci consente di ragionare con una serie di operatori importanti con i quali ovviamente è sempre aperto il dialogo, dove ovviamente noi come autorità facciamo l'interesse pubblico e le imprese giustamente fanno l'interesse privato. Il confronto tra questi due elementi deve far scaturire la sintesi giusta per lo sviluppo dei porti di Napoli e Salerno.